domenica 23 ottobre 2011, gara di fine stagione ad Entratico, ormai diventata una classica, quarta edizione della tre ore di mountain bike. Mi vedete in compagnia dei coniugi Grisoni di fotogriso.com. Loro, come tutti i biker, non mancano mai. Giornata si preannuncia stupenda, i biker sono tantissimi, sono circa un centinaio per questa gara che anno dopo anno sta diventando sempre più importante. Alberto, cosa dici? Vedo che tu con la macchina fotografica sempre pronta, quindi ci aspettiamo delle foto meravigliose, e già che ci siamo pubblicizziamo anche la tua gara del 6 di novembre. Vuoi dire due parole sulla tua gara? Sì, la gara del 6 novembre è una gara realizzata su un circuito dietro le Porte Franche e il centro commerciale. Certo, commerciale Porte Franche. Le torbiere di Porte Franca, e dietro il number one, i vigneti della Berlucci, Bersi, Serlini. È una gara leggermente piatta con due o tre strappettini. Sono 11 km e 5 da ripetere tre volte e abbiamo già diversi iscritti. Quindi vi aspettiamo numerosi anche alla gara del nostro amico Alberto, che anche lui non manca mai alle nostre gare. Quindi adesso sono le ore, non ho l'orologio, però più o meno sono le 8:50, quindi una decina di minuti, e a voi!
tu m'as promis. Tu m'as promis le cheval ailé que j'ai jamais vu. Tu m'as promis le feu d'Orient, mais tu l'as coupé. Tu m'as promis les noms des Mozart, pas des placassés. Tu m'as promis d'être torrentu pour s'être emballé. Tu m'as promis. Allora, due parole con l'amico Jairo, permetti lui che è un professionista dell'Androni Giocattoli, Giro d'Italia, hai fatto il tour di, il Giro di Lombardia, giusto? Hai fatto il Giro di Lombardia? Tre quarti. Fatto tre quarti il Giro di Lombardia sulla Valcava, si è ritirato. No. Dove ti sei ritirato? No, Ghisallo. Sul Ghisallo si è ritirato, quindi bravo Jairo. Lui però è appena tornato, Jairo, dai campionati europei su pista, non hanno fatto una bellissima figura col quartetto italiano, ho letto il comunicato ufficiale della federazione ciclistica, avete fatto un tempo abbastanza alto, comunque un ringraziamento a Jairo, lui è un amico del circuito, un amico di me e Battista, ha voluto essere presente, è rientrato ieri sera con la nazionale italiana e subito questa mattina da Collere, lui risiede a Collere in questo momento, risiede in questo momento a Collere, è venuto, quindi un ringraziamento, due parole con Jairo. Allora Jairo, la tua esperienza qui in Tratico, come hai trovato il tracciato? Mi fa sudare. No, è dura. No, è divertente perché la discesa, dai, a parte che è bagnata, per me è un po' critica, però dai, si diverte. Il ragazzo è modesto, noi qualche volta usciamo in allenamento assieme e in discesa va comunque forte, a parte che in salita è un fenomeno, ma in discesa. Poi c'è Jair che lo prepara bene all'inizio. Ah, Jair, gli dai tu il colpo. Quindi Jairo, intanto il nostro amico Battista e abbiamo presente anche Matteo Alborghetti di Più Valli TV e Arabe Rara, che saluto, ti ho rovinato. No. Quindi un saluto. Allora Jairo, raccontaci un po' l'esperienza dei campionati europei su pista, è una disciplina che conosciamo poco, però affascina parecchio. Sì, è una disciplina forse la più che richiede più specializzazione nel ciclismo, e infatti non è semplice per noi italiani che siamo abituati a volte a improvvisare, no? Però vabbè,
ci si prova tutti gli anni, forse tra 10 anni forse arriveremo a livello degli altri, non lo so. Questo ragazzo è anche modesto, lui è bicampione italiano su pista, 15 giorni fa a Montichiari, 20 giorni fa a Montichiari si è portato a casa 2 maglie di campione italiano, quindi un applauso grandissimo a Jairo. Dopo, grazie Jairo, ci vediamo dopo, mi raccomando vai piano, la stagione per te è finita, giusto? No, finisce domenica in Kazakistan. Quindi parti per il Kazakistan, occhio che fa fresco là. Grazie Jairo, a dopo, ci vediamo. Eccoci, siamo ancora in traffico durante la 3 ore di mountain bike. Non potevamo non salutare gli amici del team Maffioletti. Patron Giacomo Maffioletti e il Fido Jair, che ringraziamo per essere venuti qua oggi ad Entratico. Giacomo, come hai trovato la gara di Entratico, questa 3 ore di mountain bike? Uno schifo! Molto asciutta, per fortuna c'erano le bottiglie di Jair che ci davano un po' di umidità. Dalla mia gara queste che... Quindi un ringraziamento a Giacomo, sempre simpatico, però gara è su. Salutiamo anche Jair. Tu Jair, oggi i tuoi atleti come sono andati? Non male, hanno fatto 6esti e gli altri 12esimi, però diciamo che siamo arrivati prima della metà, sai, con gli squadroni che c'erano qui. Effettivamente oggi era stata una gara di livello importante, quindi ringraziamo gli amici del team Maffioletti che come sempre sono i primi ad arrivare e gli ultimi ad andare. Grazie Giacomo, grazie perché? E perché non si può dire, però immaginate. Siamo ad Entratico, la gara alla 3 ore di mountain bike è finita, come avete visto anche dalle premiazioni ha vinto il team VR Compositi. Terminiamo la gara con il nostro assessore Belotti Gilberto, che anche quest'anno praticamente ci ha offerto il paese e lo ringrazio Gilberto. Gilberto, cosa pensi un po' delle nostre manifestazioni, visto che non è la prima volta che vieni, perché sei sempre presente anche alla gara di Entratico di Orobie Cup? No, c'è da riconoscere il piacere della gara, oggi poi anche la giornata, a differenza di altre edizioni in cui la pioggia la faceva padrone. Quest'anno invece il tempo, la gente è numerosa, voi l'organizzazione è sempre perfetta e quindi non può che essere anche un vanto per noi come amministrazione potervi concedere il paese per gestire questa gara. Quindi voglio fare ancora un ringraziamento ufficiale attraverso l'assessore Belotti a tutta l'amministrazione comunale, nella persona anche del sindaco che non ha potuto essere presente alle premiazioni, quindi vi ringrazio e speriamo che anche l'anno prossimo, sia per la gara di Orobie Cup che per questa manifestazione, ci sia da parte vostra la volontà di darci una mano. Grazie a noi a voi per, appunto, per la riuscita della cosa, e nel limite del possibile si fa sempre quello che è possibile per assecondare le vostre richieste. Perfetto, un ringraziamento ed ora chiudiamo questo intervista di Gilberto rinnovandovi l'invito per il 4 ottobre a Trescore Balneario alle ore 21 per le premiazioni di Orobie Cup 2011, con alcune anticipazioni del circuito edizione 2012. E come sempre, quando terminiamo i nostri servizi, a voi!